Nel corso del suo viaggio alla ricerca dei frammenti di chiave, Near si trova, volente o nolente, ad aiutare molte persone in difficoltà. Le loro brevi storie si intrecciano alla sua, portandolo nel processo a comprendere qualcosa di più su se stesso, o semplicemente a riempirsi le tasche di prezioso denaro, mentre amplia la sua collezione di armamenti. Non capirà fino all'ultimo quanto siano ramificati i piani di Devil e Popola, e quanto, sebbene con riluttanza, lo stessero manipolando nella speranza di operare per un bene superiore. Come già anticipato la volta scorsa, parleremo in questo video di quanto è rimasto da discutere prima dei finali veri e propri. Questo include le quest secondarie che giudico più importanti o interessanti, i segreti di Devola e Popola, osservazioni sulle novel e altre nozioni non presenti nel gioco, e il DLC sul diario della madre di Nier e Yona. Troverete in descrizione i timestamp per distinguere le sezioni nel caso vi interessi uno solo dei quattro argomenti, così da saltare direttamente alla parte che preferite. Voglio sia chiaro da subito che sebbene il video sia molto lungo, non sono comunque riuscito a essere completamente esaustivo. Una cosa che non si può dire delle ambientazioni di Yoko Taro è che siano povere sul fronte della lore, specialmente se si parla di quella nascosta. Per questo ho dovuto fare delle scelte e sacrificare a malincuore alcune cose per parlare di quelle che trovo più utili, in quanto complementari a quanto già discusso finora. Cominciamo con le quest secondarie. Nier Replicant è un RPG vecchio stampo sotto almeno un aspetto, la sovrabbondanza di missioni all'interno di città e villaggi. In linea di massima, qui le quest secondarie possono avere tre scopi: raccogliere risorse, ottenere armi uniche o scoprire chicche su lore e storia. E magari, talvolta, tutte e tre le cose insieme. Mi concentrerò prevalentemente su quest'ultima categoria, ma credo che le altre meritino quantomeno un'osservazione generale. Cioè che il problema non è la loro presenza, ma solo il modo in cui vengono proposte. Questo perché una delle cose che è sinonimo di RPG, cosa in realtà semanticamente sbagliata rispetto al significato reale dell'acronimo, è l'accumulo di esperienza, denaro ed equipaggiamento. In giochi dove non esistono side quest o dove non ricompensano a sufficienza, il farming è relegato alla ricerca di quel particolare spot dove è più conveniente uccidere gli stessi nemici fino allo sfinimento. Un game design comodo, ma fondamentalmente pigro. Da cui anche le più bieche fetch quest svolgono in teoria una funzione. Col pretesto della missione, ci accorciano, o quantomeno dovrebbero, il tempo richiesto per arricchirci e potenziarci, dandoci l'illusione di uno scopo e alleggerendo, almeno a livello psicologico, il processo di farming. Questo tuttavia non può funzionare se la ricompensa non è ben tarata rispetto alla fatica. Ci sono materiali che richiedono minuti interminabili per essere trovati in posti sperduti e con drop rate ridicole, per pagare poi cifre che se quel tempo si fosse speso nella pesca ci si sarebbe arricchiti 10 volte tanto. Inoltre, se qualcuno è a caccia di sidequest con risvolti interessanti per la trama, non essendoci in Replicant niente a distinguere un tipo di missione dall'altra, l'unico modo che ha di trovare quelle più belle è di farle tutte. Per me, l'indicatore migliore di una progettazione sbagliata in tal senso si ha quando alla comparsa della tormenta di quest in un luogo appena scoperto, o peggio ancora già ripulito in precedenza, la reazione prevalente del giocatore è uno sbuffo o peggio un'imprecazione, contrapposto allo stimolo della curiosità, per intenderci. La prima sidequest di Nier Replicant, di cui penso sia importante parlare, potrà sembrarvi strano, ma è quella del pescatore. Vorrei, tra parentesi, approfittarne per estendere un elogio sarcastico a chi ha studiato il minigioco della pesca. Hanno rispettato con grande fedeltà la spiacevole esperienza del titolo originale. La sidequest del pescatore è una delle pochissime che si può iniziare tanto nella prima che nella seconda parte, anche se solo nella seconda è possibile finirla. Indirettamente è la fonte di denaro maggiore in assoluto. Quando si è finita l'intera catena, i pesci più difficili da pescare, resi facili dal progresso della stessa, si possono vendere a cifre esagerate. Perché però è importante nella storia?
innanzitutto per quello che scopriamo sul pescatore. Era un mercenario molto richiesto, che durante l'addestramento di pesca ha dimostrato di saper usare tecniche di combattimento avanzatissime. Viene quindi da chiedersi in quali guerre era richiesto. Inoltre, i riferimenti a epoche passate fanno supporre una qualche reminiscenza, magari con vecchie incarnazioni dello stesso Replicant, che ha combattuto in epoche più vicine allo scontro finale con Red Eye. La seconda cosa sta nel ritrovamento nel corso della quest di alcuni pesci leggendari, tra cui i rizodonti. Si sa che sono vissuti e si sono estinti nel nostro mondo centinaia di milioni di anni fa, e che erano davvero enormi, con esemplari che raggiungevano anche i 6 metri di lunghezza. E potrebbe non volere dire nulla, ma se ci aggiungiamo la famosa questione per cui Tiran in realtà sarebbe un discendente di Nero, membro della razza magica degli Elfi Oscuri, che si suppone in questa versione della realtà non siano mai esistiti, potrebbe trattarsi dell'ennesimo indizio che quello di Nier non è mai stato il nostro mondo, nemmeno prima della divergenza causata dall'arrivo di Kaim e Angelus. Da qui a confermare che sia lo stesso dei Drakengard ci passa un oceano di dubbi, ma non dimentichiamo che Accord ci racconta di come le linee temporali siano verosimilmente infinite, che la regina bestia viene direttamente da una di esse che non ci è mai stata mostrata, e che anche nel nostro mondo abbiamo una mitologia di elfi e draghi, il che, fantasticando parecchio, potrebbe significare che sono rimasti nell'inconscio collettivo perché realmente esistiti. La seconda quest di cui davvero non posso fare a meno di parlare è quella sulla lettera lasciata per Emil da chi si può considerare la donna che gli ha fatto da madre. La lettera si capisce che è stata trasmessa di generazione in generazione nelle mani di Replicant, i cui più recenti discendenti vivono ora a fronte mare, quindi molto vicino alla villa di Emil, e che sanno di aver avuto in passato una non meglio precisata antenata che lavorava nel settore delle armi. Questo intuibilmente vuole essere un'allusione proprio alla donna della lettera e al National Weapon Laboratory. Spiegare come sia rimasta a memoria di qualcosa di simile in un Replicant richiede di entrare nel merito dei ricordi autofabbricati e di questioni mai del tutto chiarite, come il funzionamento della coscienza spontanea nei corpi artificiali. Quindi per adesso lasciamo perdere, sebbene delle congetture credibili, ci tengo a dirlo, esistano. Nella lettera, la donna ammette di aver voluto fare ammenda dei suoi errori proprio cercando di essere per il ragazzo una madre. Sforzo che pensa essere stato comunque insufficiente e inadeguato. A tal merito va considerato questo. Il laboratorio faceva esperimenti su dei bambini anche a discapito della loro vita. Quindi gli scienziati dovevano essere individui privi di scrupoli o che mettevano il fine notevolmente prima dei mezzi. Si vede questo nella durezza con cui Emil viene trattato da uno degli altri scienziati quando nella novel aggiunta nel version up sta venendo strattonato e maltrattato mentre lo trascinano a fargli pietrificare la sorella impazzita. La donna fa la sua comparsa anche nel drama CD che racconta di una battaglia con Red Eye in cui Yura, persona da cui originerà il Gestalt Tiran, vuole trascinare Emil di fronte al pericolo per sfruttarne i poteri. In tale occasione, la donna farà il possibile per proteggere il bambino da un simile sfruttamento, ma sarà questi a insistere di andare contro Red Eye in cambio della promessa di Yura di non ferire nessuno dei ricercatori, lei inclusa. Plausibilmente, sono l'indole gentile e l'atteggiamento innocente di Emil che fanno riconsiderare almeno la scienziata le proprie azioni e che la spingono a cambiare comportamento. Va detto che nei mondi di Yokotaro la gentilezza è veramente merce rara, persino più di come non lo sia nella nostra realtà. Quindi non è strano che la donna sia l'unica persona buona di carattere presente nell'edificio. Per il resto, Emil è veramente un santo. Con la vita che ha passato, il suo atteggiamento positivo può senz'altro essere figlio dell'educazione ricevuta dalla donna, ma molti altri sarebbero precipitati in tutt'altro tipo di spirale dopo i traumi sofferti. È anche per questo che non ricorda il suo passato. Inconsciamente ha operato una rimozione selettiva del dolore patito per mantenere un minimo di beata ignoranza, ed è infatti solo quando si fonde con la sorella che li recupera tutti. La terza quest su cui mi piacerebbe porre l'accento è nel villaggio di Fasad, e in realtà non è nella seconda parte, quanto piuttosto nella prima. Tuttavia, si allaccia a un discorso più ampio e che ho a lungo rimandato. A un certo punto, Nier viene invitato a indagare su una ragazza scomparsa, scoprendo in ultimo che il suo compagno l'aveva uccisa in un incidente e che aveva cercato di nascondere il misfatto gettandone il corpo tra le sabbie. Tuttavia, non solo tale corpo non viene rinvenuto, ma all'atto di dire l'accaduto alla famiglia,
la ragazza si fa viva come niente fosse, respingendo ogni domanda su cosa le sia capitato. Viene proprio calcato con prepotenza e tutto in maiuscolo di lasciar perdere, come intimasse tutti quanti di chiudere lì la questione. Quel che è successo è intuibilmente che le osservatrici, trovando la sua replicant morta, abbiano avviato una sorta di, chiamiamolo, protocollo di resurrezione e hanno in un certo senso riavviato il suo corpo o ricreato nuovamente lo stesso replicant per lasciar procedere intatta quella particolare generazione. Questa quantomeno è l'unica tesi che regge. Sia chiaro che non esiste niente di ufficiale a riguardo, ma se un'altra spiegazione esiste, io non so proprio immaginarla. E c'è un motivo per cui, nonostante sia, appunto, l'unica plausibile spiegazione, io sia così incerto nel decretarla esatta. Nel memoir viene descritto con cura il processo di nascita di un replicant. La madre viene addormentata. Il nascituro viene fatto crescere per una settimana in una vasca con una soluzione chimica speciale, riciclandone le informazioni genetiche recuperate dal corpo della sua versione morta della generazione precedente. A risveglio, alla madre viene dato in braccio il bambino, per così dire partorito da lei. Così inizia la generazione successiva. Sorvolando sulle mille domande legate a questo processo, in cicli arrotondati a quanto pare in reiterazioni di 100 anni per ogni rinascita, il discorso è che dentro il capitolo relativo dei memoir viene anche specificato che l'ego del replicant non si risveglia fino a circa il 10° anno di vita. Per molte ragioni viene da pensare che le osservatrici non possono né impedirne né anticiparne la venuta. Al contempo però Yona, che 10 anni è lontana da raggiungerli quando viene rapita dallo Shadow Lord e riunita col suo Gestalt, un ego sembra averlo. Anzi, è proprio perché il Gestalt di Yona dichiara che tale coscienza esiste dentro di lei, che in ultimo finisce a rinunciare di avere il suo corpo. D'altra parte, per dare un senso alla quest, dobbiamo supporre che l'embrione possa essere già plasmato in forma di adulto. E questo fa pensare a una situazione alla Westworld, con ricordi rivisti e cadaveri rianimati anche dopo un recente decesso. Dato che nella quest era dichiarata ancora viva il giorno prima, nemmeno la settimana di attesa è davvero necessaria, quindi. Ma se fosse così facile resuscitare le persone e manipolarne i ricordi perché raccontino una storia di comodo, perché le gemelle lo fanno tanto di rado? Per esempio nella vicenda della coppia della Borsa Rossa. E persino lì, io sospetto la narrativa alluda a un episodio simile. Nelle prime fasi della catena di quest, l'uomo pensa che sia successo qualcosa alla compagna, e troviamo infatti la sua borsa rossa in possesso di un'ombra, cosa che convince Nier e gli altri della sua morte. Ma anche in tale occasione, la donna sembra stare benissimo e scostare seccamente ogni indagine sulla sua sparizione, o sulla perplessità per lo smarrimento di una borsa che pare avesse un grande valore affettivo, ma che non si scusa nemmeno di aver fatto cadere o di aver perso in giro. In seguito però, quando è l'uomo a morire in modo facilmente accertabile, Popola non va nemmeno a cercare il corpo e piuttosto manda Nier a verificare l'accaduto. Non dovrebbe essere un processo quasi automatico, stando alla logica suggerita dalla questa façade, il ritrovamento e la rianimazione immediata? Mentre la donna con la borsa rossa si può spiegare anche in altri modi, la side quest a façade trovo abbia senso solo con la resurrezione per atto di Devola o Popola. L'uomo è ovviamente sicuro della morte della donna, e questa non fa alcuna menzione all'incidente, come non fosse mai successo, nonostante il sangue per terra nel luogo dell'incidente ci sia, insieme ad altre testimonianze difficilmente equivocabili. Ci sarebbero altre missioni di cui vorrei discutere, ma questo video non finirebbe più e preferisco fare un discorso conclusivo più generale. Rispetto a Nier Automata, Replicant ha l'opportunità di approfondire più dinamiche interpersonali grazie al gran numero di NPC, alla presenza di culture e popoli misti e al fitto strato di segreti e misteri svelati strada facendo e da osservare e apprezzare con più attenzione nel corso delle rigiocate semiforzate. Continuo a rimpiangere il fatto che non vedrà mai la luce una versione di questa remastered fatta come si deve, snellendo moltissimo o eliminando del tutto le fetch quest, migliorando la grafica, personalizzando ogni NPC, inserendo più novel in chiave di missioni e lasciando vicende esclusive affrontate davvero da un punto di vista differente rispetto a quello di Nier. Ben inteso, quando parlo di inserire novel, intendo il farlo davvero, come quella di Louise, non con colonne di testo statico senza nemmeno la grazia di un doppiaggio o di un'immagine dietro.
Questo perché, come vedo per l'appunto nelle novel, ma anche negli approfondimenti dei memoir, Replicant aveva molto più da dire ed è stato duramente penalizzato da un comparto tecnico che era già vecchio nel 2010 e a cui non ha giovato un abbellimento così a risparmio. Le migliori quest di Nier Replicant portano talvolta sul tavolo una bellezza narrativa e un approfondimento di psicologie e situazioni che fanno riflettere su importanti dilemmi morali. E sono fermamente convinto che se non hanno preso il pubblico quanto ha saputo fare il suo successore, è solo per come il gioco era strutturato, non per una vera mancanza di valore rispetto alla storia di Automata. Bellissima, ma a mio parere assolutamente eguagliabile sotto molti aspetti alla cura con cui è scritta quella di Replicant. Secondo grande punto: i segreti di Devola e Popola. Vorrei iniziare con una grande premessa. A mio parere, molti risvolti e la logica di tante cause-effetto sono fallate alla radice. E come talvolta succede, specialmente con trame così complesse, delle scuse per far tornare le cose bisogna crearsele, perché di risposte ufficiali pienamente soddisfacenti non ne avremo plausibilmente mai. Tuttavia, al contempo, capisco perché sia, se non necessario, quantomeno scusabile. Quando si sviluppa una narrativa al servizio di un colpo di scena, più grande è tale colpo di scena, più difficile è fabbricare una mistificazione dei segreti credibile a un'analisi retroattiva. Puntualizzo, giusto che ciò non di meno, era il caso di studiare meglio la cosa a fronte di un titolo che, per ammirare il suo vero finale, quasi costringe a giocarne la seconda metà tre volte. Questo perché a quel punto si sta implicitamente permettendo al pubblico di porre attenzione anche maggiore alle falle innegabilmente presenti. Devola e Popola, su questo profilo, commettono disattenzioni così gravi che in certi momenti sembrano proprio agire in modo visibilmente autodistruttivo e contraddittorio, come già menzionato con la storia di Louise. Una spiegazione che trovo tanto affascinante quanto credibile è che la programmazione degli androidi sia imperfetta come le menti degli umani che le hanno costruite. La loro logica è quindi fallata e magari, specialmente nel caso di Devola, qualche bottiglia di troppo non aiuta. Questa debolezza viene in parte esplicata, oltre che nelle fasi finali, su cui tornerò a tempo debito, tra memoir e scene aggiunte nel corso della terza run affiorano delle forti titubanze. Fra le scene aggiunte, in particolare, emerge tanto nella prima che nella terza. Diversamente la seconda riguarda Louise, verso le cui sorti non sembrano particolarmente preoccupate. E in realtà non mostrano particolare dispiacere nemmeno per cosa potrebbe succedere a Kainé o Emile, a differenza di Nier, rendendo chiaro che è il coinvolgimento prolungato a intaccarne la decisionalità. Nella prima delle tre scene aggiunte, Popola si dice preoccupata che a Nier, nello specifico, possa capitare qualcosa di brutto, mentre nella terza e ultima delle scene aggiunte è Devola che parla con rammarico di quello che dovranno fare di lì a breve, quando dovranno voltare le spalle al ragazzo. Dopo tanto tempo assieme, è chiaro che hanno maturato un affetto che deve essere cresciuto di generazione in generazione, tanto per lui che per la sorellina. Il fatto che ne parlino in privato sottolinea implicitamente che non è una frase di comodo, come potrebbe sembrare quella che dicono davanti ai cancelli che li condurranno dallo Shadow Lord, quando si dichiarano dispiaciute ad alta voce davanti a lui di quello che stanno per fare. Nei memoir ci sono molte menzioni riguardo a Nier, nei report sempre chiamato per nome e mai riferito con un più tecnico Replicant del Gestalt originale, perché è evidente le osservatrici lo vedano come una vera e propria persona. In quello noto come Childbirth Chapter, sempre all'interno dei memoir, la cosa viene resa ancora più palese. A tal merito, una nota interessante che non ha a che vedere col discorso. Il capitolo in esame racconta il processo di nascita di un nuovo Replicant e fornisce interessanti dettagli su come il materiale genetico sia usato essenzialmente per clonare un nuovo corpo col DNA del predecessore deceduto. In più, però, dice una cosa che io stesso ho scoperto solo di recente. Sottoterra, tramite un passaggio nascosto dietro la biblioteca, si può accedere a un tunnel con un veicolo moderno in un passaggio alimentato da energia elettrica ancora perfettamente funzionante. Si tratta di un treno molto rapido, capace di portare molteplici persone, e anche se non ci sono molti dettagli, si fa menzione al fatto che arrivi in una zona sotterranea vicino al castello dello Shadow Lord in appena un'ora. Qui è dove avviene il processo di rinascita dei corpi dei Replicant, e dove, con la scusa di dare qualche elemento di lore al riguardo, le due sorelle parlano dei dubbi maturati alla vigilia della loro operazione finale,
quella con cui intendono dare Nier e Vice in pasto ai corrispettivi antagonisti, lo Shadowlord e Noir. La presenza di questi tunnel spiegherebbe molte cose, specialmente se andassero anche ad altre stazioni segrete. Ad esempio, il modo in cui le osservatrici riescano a recuperare corpi senza vita, li facciano rinascere e poi riescano a piazzarli vicini ai punti di interesse senza essere notate da nessuno, che altrimenti è difficile da giustificare. Con buona pace di qualsiasi teoria avessi sull'intenzionalità del loro piano da principio, durante l'occasione di questa conversazione segreta, Popola ammette di aver dato a Iona informazioni sulla lacrima lunare per sbaglio, e che quindi il ritrovamento di Grimoire Vice sia a sua volta un imprevisto figlio di tale errore. Tralasciando le incongruenze retroattive, che come dicevo si possono spiegare con un tilt del codice, cosa di cui al solito non ho trovato ufficiale conferma, in questi scambi c'è molto rammarico su come le cose siano andate, tanto che a dispetto di quanto chiara e lineare sia la loro missione, e come della felicità dei Replicant non dovrebbe minimamente importare loro, Devola afferma ad alta voce che sarebbe suo desiderio permettere a Nier di riunirsi con la sorella. Un pensiero doppiamente irrazionale, se si considera che sanno benissimo quale sorte le aspetti di lì a poco. Inoltre, viene detto che quelle stesse parole erano già state espresse ad alta voce nel corso della generazione precedente, in quel caso a parti invertite. Fu Popola, quella volta, a sperare di poter cambiare le sorti della coppia, destinata a ripetere ad oltranza quel ciclo di infelicità. In altre parole, la circostanza attuale è senz'altro unica per via dell'interferenza di Vice, Noir e dello Shadowlord, ma l'affetto che le due gemelle hanno maturato per Nier e Iona risale come minimo alla generazione precedente. Terzo grande punto: le novel mancanti e le vicende non trattate. Questa è forse la parte che meriterebbe più spazio dedicato a ogni singolo testo, e confesso che una cosa del genere era in piano anche con Automata, ma il riscontro verso video come quello sul creatore del progetto Iora o sul fuoco di Prometeo non sono stati dei migliori, al punto che in molti nemmeno si sono accorti della loro esistenza. Sono sicuro che non è per mancanza totale di interesse, ma evidentemente devo studiare meglio come farli notare ed evitare facciano la fine accidentale di Lacrime nella pioggia. Fino ad allora salverò tempo e spazio, menzionandovi in breve le singole storie e vicende e commentandole al volo in questo capitolo del diario di viaggio. La prima storia di cui voglio parlarvi non è una novel, bensì un CD drama. Si tratta di eventi scritti da Yoko Taro in persona, inseriti in tracce audio ascoltabili in sequenza, che offrono alcuni approfondimenti su certi personaggi chiave della storia. Per esempio, la prima traccia è la registrazione di un programma televisivo giapponese che riporta in tempo reale l'arrivo di Kaim, Angelus e della Regina Bestia nei cieli di Tokyo. Ci sono molti scambi interessanti, tutti raccontati per lo più nella forma di dialoghi diretti tra i personaggi coinvolti. Mi vorrei però soffermare solo sulle tracce dalla 7 alla 18 del primo disco, ambientate nell'anno 2050, ovvero 20 anni dopo la presunta vittoria contro Red Eye. A questo punto Nier non era ancora stato scelto come gestalt originale, tanto che lui e la sorella hanno una specie di cameo a mio parere a dir poco superfluo. Emil invece ha già pietrificato la sorella, risultando così l'unica arma sperimentale ancora attiva. Ed è qui che fa la sua apparizione Yura. Yura è un uomo a capo di un gruppo che si faceva chiamare Ryu no Kai, la banda del dragone. La squadra di cui fa parte si trova coinvolta in un incidente in cui un residuo di Red Eye sfugge al controllo e risveglia l'entità, minacciando il mondo di piombare di nuovo nei terribili disordini causati da Legion. Kali, la più nota eroina dell'Amlin Organization, divenuta famosa proprio per essersi ritagliata il merito di aver sconfitto Red Eye nel 2030, inizia a combattere la creatura senza però riuscire a prevalere. Yura, a quel punto, trascina forza Emil davanti al mostro, sperando che i suoi poteri pietrificanti possano fermarlo. Quando il piano fallirà, se la darà a gambe diventando un ricercato. Riuscirà comunque a farsi gestaltizzare, ma il governo distruggerà i suoi dati genetici, privando la sua futura ombra, Tiran, di un corpo a cui tornare. Durante lo scontro, Kali viene divorata da Red Eye, ed è lì che entra in gioco Kainé, una bambina convinta che la donna sia sua nonna, una dinamica familiare che sopravviverà attraverso le epoche anche nei loro corpi da Replicant. Non si tratta infatti della vera e propria nipote, ma di una sorta di essere umano creato artificialmente utilizzando i geni combinati di Kali e dell'uomo che a sua volta Kainé considera suo nonno e che muore in questa battaglia, nonché perfezionata tramite l'analisi dei soldati di Legion.
In senso lato, comunque, si può dire che Kali sia più vicina ad essere la madre di Kainé, anche se concepita e nata in modo non convenzionale. Approfitto per dire che il ruolo della nonna è molto caro a Yoko Taro, che è stato fondamentalmente cresciuto dalla sua. Pertanto è possibile che il rapporto tra Kainé e Kali, anche nelle loro versioni replicant, voglia essere una specie di omaggio alla sua memoria. Grazie alle particolari circostanze della sua nascita, quando Kainé vede la nonna divorata da Redai, sblocca i suoi poteri sopiti e in un impeto di forza e violenza squarta la bestia e strappa dalla sua pancia la donna ancora viva, uccidendo nel processo Redai a mani nude. In uno dei miei diari precedenti menzionavo il modo in cui non capissi per quale motivo la fiaba di Cappuccetto Rosso non fosse stata preferita a quella di Peter Pan nel contesto del nido, e la ragione è verosimilmente questa. L'omaggio al lupo cattivo e alla nonna che divorava è stato spostato in uno scenario in cui una versione macabra della bambina in rosso va a mani nude ad aprire la pancia del mostro, salvando la nonna divorata lei stessa. Questa vicenda getta basi interessanti per il passato di Kainé e Kali, intrecciando peraltro con ricchezza di contesto la persona di Tiran alle due donne. Ma ammetto che qui Yoko Taro la fa almeno un po' fuori dal vaso. Senza una reminiscenza di queste vicende in gioco, si vede che il cast è stato buttato essenzialmente a casaccio nel mucchio. Ci sono parti che non vi ho citato che trovo ambigue e confuse. Nier e Yona, come dicevo, sono gratuiti e superflui, e sebbene questa sia l'unica finestra su Emil dopo l'imprigionamento di Alua, anche lui è messo tanto per il piacere di affiancarlo a Kainé e agli altri, e tra l'altro, almeno lui appunto, dovrebbe ricordare qualcosa quando si riunisce con la sorella. Per quel che riguarda proprio Emil e le sue novel, apprezzabilmente sono in parte state inserite in un paio di segmenti all'interno del gioco, ma una in particolare conteneva un elemento a mio parere fondamentale, che però è stato omesso. La novel intitolata The Stoneflower. Tra parentesi, nella trasposizione in gioco viene tradotto il termine sensei con cui Emil e Alua si rivolgono alla donna che si prende cura di loro, si presume appunto la stessa della lettera menzionata nella sidequest, con la parola insegnante. Non è propriamente sbagliato, ma sono dell'avviso che l'onorifico giapponese possa avere un senso più ampio e alluda quindi a qualcuno di più anziano verso cui si nutre rispetto. Dal momento che fa loro anche da madre, è quindi in senso lato più corretto e completo definirla una tutrice che non semplicemente l'insegnante privata dei bambini. Quanto all'elemento mancante, il discorso è questo. La novel racconta il momento in cui Emil è trascinato a pietrificare la sorella, che sembra si sia abbandonata a una follia assassina e stia uccidendo tutti perché è impazzita. Quando viene convinto a piantarsi davanti a lei, viene fatto capire nella versione mostrata in gioco che Alua è in un certo senso sconfitta dai poteri superiori di Emil, ma nella novel viene mostrata la cosa dal punto di vista di Alua. Innanzitutto, la bambina era sì diventata un mostro, ma non era del tutto fuori controllo. Il suo imperativo era di liberare il fratello dalla prigione creata per loro, tanto che quando lo vede lì, si sta per avventare su di lui non per aggredirlo, ma per afferrarlo e trascinarlo fuori di lì. Sia chiaro che ci vede comunque rosso, infatti nella storia viene detto che la loro sensei è una delle ultime persone che squarcia, furibonda per le bugie e l'ipocrisia di cui si è fatta portatrice fingendo di tenere a loro. Secondariamente, più importante, il suo potere era tale che pur rendendosi conto che stava venendo pietrificata, ha facoltà di liberarsi immediatamente dall'incantesimo. Quel che l'ha fa tentennare è lo sguardo del fratello, spaventato, ridotto a un'arma che dovrà passare la vita coi suoi bellissimi occhi bendati, che la osserva come fosse un mostro e che vuole fermarla perché è convinto sia la cosa giusta. In altre parole, Alua si lascia pietrificare, perché desidera che la sua furia omicida venga fermata e le sia impedito di causare altra morte e distruzione. Non è la magia di Emil a intrappolare la sorella, ma le emozioni che li legano e il senso di disfatta e atterrimento che colpisce la ragazzina mentre viene fissata da lui. Questo spiega anche meglio perché si possa liberare quando lo vede, stimolata dalla sua presenza. Il suo atto di divorarlo è poi verosimilmente un suo strano modo di salvarlo a secoli di distanza, diventando una cosa sola, liberi da bende o catene che sia. Torniamo adesso su Kainé per un'ultima menzione che voglio fare e che sarà utile nel corso dell'analisi dei finali. La novel che vorrei analizzare si chiama The Narrow Gate. Non c'è una timeline esatta, è chiaro che è ambientata nella seconda parte del gioco e prima del finale, dal momento che è una parentesi di festeggiamenti dentro il villaggio di Nier e l'evento è organizzato da Popola.
A un certo punto della nottata, un'ombra fa la sua comparsa e cerca di iniziare un dialogo privato con Kainé. La donna la ucciderà, ma non prima di scoprire nel corso degli scambi con lei la più importante verità sul progetto Gestalt, cioè che i veri esseri umani sono proprio le ombre. La novel dichiara quindi che a un certo punto della seconda parte, previo plausibilmente avere già dei dubbi in merito, Kainé ha la conferma ufficiale che i nemici che stanno uccidendo sono le anime di autentici umani. Ma anche dopo averlo scoperto, si promette di non dire niente ai suoi compagni, intendendo tenere il segreto per sé. Lo sottolineo perché sebbene io non creda che una cosa del genere sia fuori dal personaggio, dirci che sapeva tutto in un dialogo ufficiale in gioco sarebbe stato interessante. Forse ha senso non l'abbia detto a Nier, magari perché temeva che non le sarebbe stato perdonato. D'altra parte, per l'appunto, non se ne ha conferma né indizio nemmeno quando Devola e Popola fanno la loro grande rivelazione. A sua discolpa, però, è effettivamente l'unica che non dice niente in tale circostanza. Sebbene altri stralci di dialogo nella parentesi tra Louise e il castello dello Shadowlord, persino nei memoir, mi fanno pensare che di questa novel, in ultimo, non se ne sia tenuto conto. Finiamo il nostro viaggio nelle appendici di Nier Replicant parlando del DLC in cui esploriamo i ricordi impressi nel diario della madre di Nier, o nel caso della versione padre, della moglie con cui avrebbe avuto Yona. Prima ancora che qualcuno finisca a tirare fuori il nome di Edipo, ci tengo a sottolineare l'aspetto forse più importante della questione. Secondo, a mio parere, credibilissime teorie, questa donna misteriosa in realtà non sarebbe mai esistita. Non solo nel senso pratico, Yona e Nier avevano perduto la madre, o Nier padre la moglie, ben prima che ci fosse la possibilità di gestaltizzarla e di creare quindi il suo replicant. Ma tutto fa pensare che non sia mai esistita nemmeno una vera e propria figurante che ne rivestisse il ruolo, magari a scopo fittizio. La sua esistenza sarebbe piuttosto un ricordo alterato, per dare una narrativa più sensata al passato dei due replicant. Come al solito ci sono molti problemi concettuali dietro all'implicazione della manipolazione dei ricordi, ma tra le varie circostanze in cui questa storia presenta simili ambiguità, questa mi sembra sinceramente una delle meno notabili. Anche perché, sebbene sia complicato spiegare la questione di ricordi fasulli e bisognerebbe rispondere a 100 altre domande in merito, questa tesi si sposa bene con la side quest che menzionavo prima, per cui una ragazza rinata da poco in corpo adulto ha fabbricato ricordi coerenti con quelli che servono a spiegare la sua condizione presente. Con ciò detto, cos'è quindi il diario della madre di Nier? Una risposta ufficiale non esiste e questo lascia amabilmente posto alle congetture. Le mie e quelle già fatte da altri, tra cui quella già citata sulla non esistenza della donna. La prima, che non va esclusa, è che, semplicemente, non significhi niente. Potrebbe essere un espediente come tanti per buttare in pasto al giocatore qualche indizio di lore, insieme a un modo più comodo di raccogliere certi materiali rari. Il fatto è questo. Gli eventi raccontati nel diario citano versi che raccontano l'origine del mondo attuale, il modo in cui siano stati creati i tramiti per respingere la piaga portata dalla regina bestia, nonché l'esistenza di Legion, le creature da essa scaturite. Da cui è possibile, anzi probabile, che la madre dei fratelli fosse davvero rimasta uccisa dalla sindrome da colorazione bianca, e sia per questo che sono orfani. Nell'adattamento di ricordi fabbricati, la causa di morte sarebbe semplificata nella necrografia, che è la sua controparte concettuale adeguata all'epoca presente. Per quanto ne sappiamo, potrebbe essere un indizio della verità lasciato come backup magari dal Nier originale, nel caso in cui i suoi ricordi fossero andati perduti nei secoli davanti a loro. Il fatto che una volta entrati nel mondo creato dal diario, il corpo che controlliamo sia quello di Nier padre, può essere a sua volta un omaggio gratuito. E tra parentesi, per chi non lo sapesse, nella versione del gioco con Nier padre, si prendeva invece il controllo del corpo di Nier fratello durante il DLC. Oppure è un nesso lasciato tra le varie epoche, forse un modo di collegare i ricordi dei Replicant attraverso le varie generazioni che hanno vissuto. Se invece fosse un collegamento tra diverse timeline, dato che Nier padre e Nier fratello non possono coesistere in una realtà in cui entrambi hanno incontrato Vice, il testo potrebbe essere stato lasciato da qualcun altro. Accord, magari? Viene citato nel diario di Yona che la donna è passata dal villaggio con una sacca piena delle cose più curiose, quindi non è impossibile abbia voluto dare una mano alla famiglia a connettere i punti che non potevano collegare altrimenti. Accord, di cui tra parentesi vi prometto parleremo, ma in una sede dedicata a lei soltanto. Insomma, non c'è molto su cui lavorare e rimango dell'idea che se il diario serve a qualcosa,
e soprattutto per dare indizi al giocatore che in effetti il gioco non offre in modo pulito. Anche così, però, parlando per versi, non ritengo venga fatto un gran lavoro in tal senso. Con questo si conclude l'ultimo diario prima di quelli che tratteranno i tanti finali dalla lettera A alla tanto attesa lettera E. Avrei voluto parlare di più di ogni singolo argomento, ma anche sacrificando molto di quel che c'era da dire, non posso dire di essermi risparmiato. Spero in futuro potrò approfondire meglio altre questioni riguardanti i segreti di questo sottovalutatissimo titolo, in special modo le novel che ho a malapena accennato e altri particolari che, per forza di cose, abbiamo dovuto saltare. È venuto però il tempo dell'ultima tratta. Il diario di viaggio è quasi giunto al termine e sarà presto il momento di tirare le somme sull'esperienza che abbiamo vissuto insieme.